l'impossibile, ossia portare quattro ragazze e sei ragazzi del liceo di Busto Arsizio in Islanda, regalando loro un'emozione unica, ma al contempo molto complessa da gestire. Un'avventura che apre orizzonti nuovi anche per Andrea De Vicenzi, la guida di questi ragazzi in Islanda. Questi 12 giorni in Islanda sono stati meravigliosi. Era un sogno nel 2022 poterci andare da atleta paralimpico appassionato di queste avventure, lo è stato ancora di più ritornarci dopo 2 anni con 10 giovani, perciò un progetto dove si è sommato la mia volontà di lavorare con i giovani, il mio progetto nelle scuole, la formazione e anche l'attività sportiva. Questi ragazzi in 12 giorni sono cresciuti, sono migliorati sotto certi punti di vista e sono felice anche di questo mio cambiamento, di questa mia maturazione che in 2 anni mi ha portato a dire sì a un progetto complesso come quello che è stato Oltre l'Impossibile. Un De Vicenzi con un nuovo ruolo, insomma. In questo viaggio mi sono sentito più educatore perché sono stati 500 km che avevo già affrontato nel 2022 e che conoscevo benissimo. E è stata proprio un'esperienza in cui dal primo minuto quando ci si svegliava in campeggio e in tenda fino all'ultimo minuto della giornata ero sempre, sempre totalmente a disposizione, di questi quattro ragazze e sei ragazzi. Una modalità che potrebbe, dovrebbe essere ripetuta. Dal punto di vista del miglioramento, mi piacerebbe approfondire il percorso di formazione che c'è nei mesi precedenti, perciò portare questi giovani ancora più preparati sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Il percorso formativo è assolutamente replicabile in qualsiasi parte del mondo, a venire incontro anche alle scuole, perciò per sopportare costi un po' inferiori, l'Italia la vedo un posto molto papabile anche perché abbiamo un paese straordinario.